Silvano Bencivelli del settore risorse idriche e tutela ambientale della provincia di Ferrara. In che cosa sono consistiti i lavori nella sacca di Goro? Dunque, il problema principale era la sabbia che uscendo dai rami meridionali del delta del Po, Po di Goro, Po di Levante, Po della Donzella, percorre lo scanno e va a chiudere le bocche di collegamento tra la laguna e il mare. Questo evidentemente riduce lo scambio delle acque e può creare problemi molto, molto gravi all'ambiente della laguna e all'attività produttiva. Quindi l'obiettivo del progetto era quello di ripristinare un giusto collegamento tra la laguna e il mare, e per fare questo è stato necessario asportare la sabbia che si è accumulata in questi anni, 1.200.000 metri cubi, quindi una quantità considerevole di sabbia. E la sabbia che abbiamo asportato, che è di buona qualità, l'abbiamo messa nelle concessioni dedicate all'allevamento delle vongole all'interno della laguna. L'intervento quindi ha una grande valenza dal punto di vista ambientale, ma anche una valenza dal punto di vista produttivo, tant'è che sono stati gli stessi produttori, gli allevatori di vongole della sacca di Goro, che hanno finanziato interamente il progetto, cioè noi qui non abbiamo speso un euro di parte pubblica, ma sono tutti soldi dei privati. Quali saranno le ricadute positive sulla economia ittica locale e quindi come si rientrerà di questa spesa? Beh, le ricadute sono diverse, già oggi in questa giornata diversi oratori hanno illustrato gli effetti, diversi effetti positivi che abbiamo avuto. Li abbiamo avuti sul ripristino di una più corretta circolazione delle acque, che era uno dei nostri obiettivi principali, ma abbiamo avuto anche effetti sulla presenza dell'avifauna dove abbiamo lavorato, effetti anche nella parte che non si vede, cioè sul fondo. Il professor Mistri ha parlato del bentos, che sono gli animali che vivono sul fondo, che sono estremamente importanti dal punto di vista ambientale. Anche perché qui le condizioni ambientali sono corrette, in equilibrio, e si fa molluschicoltura, altrimenti non si fanno neanche le vongole. Poi evidentemente c'è un ritorno in termini produttivi, cioè i nostri pescatori, che sono stati degli imprenditori che hanno investito, evidentemente da questo ricavano la possibilità per i prossimi anni di continuare a produrre vongole. L'intervento fatto dal dottor Durolla, dove ci fa vedere la quantità di vongole che sono morte nel 2008, e quindi un danno enorme per i molluschicoltori e i danni assolutamente inferiori nel 2009, sono già un grosso ritorno anche in termini economici per gli allevatori.